qui con Ludovica Fabbo, palleggiatrice di Accademia Sant'Anna. Ludovica, ti chiedo subito se la vittoria contro Castellana, venivate da uno stop forzato, vi ha anche reso un po' più consapevoli della vostra forza. Avevate spesso magari subito questi stop, invece un 3-0 netto che vi ha dato, penso, molto morale. Sì, sicuramente il periodo di stop è stato un periodo che poteva metterci in difficoltà, però siamo state brave subito alla prima partita a diciamo, andare sin da subito e quindi 3-0 importanti, sono punti importanti e quindi siamo state brave, quindi speriamo nelle prossime, ecco, che continui questo percorso di positività. Proprio contro Castellana sei entrata per giocare i punti finali, ecco, una condizione che ti capita spesso quest'anno perché sei la riserva di Margherita Mozzi. Come vivi questo tuo ruolo qui in Accademia? E sicuramente ho davanti a me una figura di esperienza molto importante, quindi questo mi aiuta a crescere, a maturare sotto alcuni punti di vista a cui non ero abituata fino ad oggi, quindi questo mi aiuta sicuramente anche per la mia crescita personale. Proprio a inizio anno, in presentazione qui a Messina, ad agosto hai detto che venivi qui per crescere proprio a livello personale. Ci puoi dire quali miglioramenti hai fatto in questi mesi? Sì, sicuramente sono venuta qui perché sapevo che avrei incontrato un ambiente comunque importante che mi avrebbe fatto sicuramente migliorare su tanti punti di vista, sia dal punto di vista del gioco appunto, che dal punto di vista mentale, del saper comunque approcciarmi a determinate situazioni a cui non ero abituata. E penso che sono dei passi che comunque penso di aver fatto e che penso di poter continuare a fare, ecco, quindi questo penso che sia una cosa che io stia piano piano acquisendo nel mio bagaglio, diciamo, di giocatrice, ecco. Ma invece tecnicamente sotto la guida di Nino Gagliardi ti senti anche lì migliorata? Hai perfezionato Sì, qualche sicuramente caratteristica? sì, e penso di essere migliorata anche dal punto di vista tecnico e alcune cose magari sulla precisione, dal punto di vista proprio del gioco, di vedere alcuni aspetti che fino ad oggi non avevo mai comunque visto, ecco, quindi sì, sicuramente anche dal punto di vista tecnico penso di essere migliorata e che penso, spero che continui ad essere così. Adesso ci sarà una partita contro Cutrofiano che è ultima in classifica. È una partita che vi preoccupa o comunque tra di voi ragazze, anche col coaching staff, pensate di non dover sottovalutare e di non dover togliere il piede dall'acceleratore? Sì, sicuramente sono, diciamo, molte volte le partite che potrebbero sembrare un po' più semplici, quelle che in realtà potrebbero metterti in difficoltà, quindi sicuramente dobbiamo stare attente e dobbiamo essere comunque consapevoli del fatto che ci cioè, stiamo andando bene, però comunque dobbiamo continuare anche con squadre che apparentemente potrebbero sembrare un po' più partite un po' più facili da giocare, ecco. Questa sarà la prima di quattro partite che giocherete abbastanza ravvicinate. Sì. Pensi che possa essere un problema per la squadra? Pensi che possa essere magari un'opportunità con te, così Margherita magari riposa e finalmente tu giochi titolare, non so. Penso che cioè, siamo comunque abituati anche a ritmi importanti, quindi anche il fatto di fare tante partite anche in tempi ravvicinati sia comunque una cosa a cui possiamo essere abituati, che possiamo comunque tenere bene, ecco, quindi spero magari di avere dello spazio, sì, sicuramente spero di averlo, ecco. Il fatto di essere qui con Emanuele Mori, che già conoscevi per esperienze passate che avete avuto nel Lazio, è stata anche, ha influito, ecco, la sua presenza qui nella tua scelta di venire a Messina, se c'è anche un rapporto particolare con Coach Mori. E allora, sì, Emanuele lo conoscevo e diciamo, ho avuto modo di chiacchierare con lui prima di prendere la mia scelta di venire qui ad agosto. E sicuramente è stata una figura che inizialmente mi è comunque stata utile per comunque capire un po' più l'ambiente, una figura che già conoscevo. Quindi, cioè, sì, è sicuramente anche all'interno della società una figura che potrebbe essere, cioè, è una spalla, un aiuto, ecco. Quindi, sì, questo sì, mi ha aiutato. Non è la tua prima esperienza qui in Sicilia, però è la tua prima esperienza a Messina. Ti chiedo, dal punto di vista personale, come trovi la città, se puoi dirci magari qualcosa che ti ha colpito, che ti piace, o magari se c'è qualche cosa che secondo te si potrebbe fare meglio. E, allora, diciamo che abbiamo avuto poco modo di girare, poco modo di vedere,
Però la parte dove siamo noi è sì, sicuramente un po' lontana dal centro, e questo potrebbe essere un po' una pecca, però dal punto di vista di ambiente, di tranquillità, di mare, cioè Torre Faro comunque è un ambiente bello a parer mio, ecco, il mare è bello, l'ambiente è bello, quindi questo sì, mare è abbastanza, Se resti in estate si popola un po' di più quella parte. infatti, sicuramente sarà un po' più popolato, sì, perché ora ci siamo noi Ci praticamente e siete voi e c'è basta. freddo, Esatto, c'è quindi. freddo, vento, però d'estate spero che sia meglio, però anche oggi c'è tranquillità.